Y qua siamo in montagna, io, mio amore Rosa, Amedeo, suo marito, che ci troviamo in montagna. Guardate che bellezza, qua c'è quello di barbecue, li facciamo noi, da legna. Vedete mamma, sono le case, siamo in alto 650 metri di altezza. Sempre così, ecco, c'è qua primo terra, secondo e terzo, vedete, qua vicino sta la cucina di Pasquale, Mirella e suo marito Primo, si chiama Primo, ecco, adesso salgo le scale, e vedete che bello, sto salendo, entro qua in salotto, qua è il salotto, sì, fai con calma che io sto filmando, e qua, sto filmando, sì, e la casa, Rosa, tutto, e qua, non l'ho mai filmato qua. Veramente no, qua c'è il televisore, la cucina che stiamo cucinando, oggi pasta fagioli e le cose così, facciamo poi baccalà, questa baccalà così, avete capito? Buono, eh? Al montagna si mangia bene, si beve e si dorme, adesso vedete, stiamo salendo. Dove? Ma sì, tranquilla che non filmo lì. No, 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 tranquilla. Adesso sto salendo qua, la nostra stanza è un po' disordine perché sai, quando vieni in montagna ti riposi. Qua è la stanza piccola, con tutte le cose di Antonella, di Pasquale. Qua è uno specchio che vi vedo io. Oh, che pancia che ho fatto. Non riesco mai a filmarmi il viso perché telefonino non lo so mettere, capito? Non riesco mai in specchio a vedermi, anche in crociera facevo così. Poi, qua è camera dove dormo io con Pasquale, un po' di disordine ma chi se ne frega, armario, tutto bello, vedete? Non mi manca nulla. Poi dalla finestra guardiamo un po' la bellezza, guardate che bello. Sono case una qua, case una là, davanti c'è Teresa. È bello, eh? Volete anche voi venire, vero? Cercate sull'internet che trovate, Laverino. Si chiama Laverino. Bello, eh? Illuminata, illuminata. Ah, ecco, questa è Rosa, mia amica, che vi saluta. Io prendo bene, eh? Rosa. Ecco, questa è Viviana, questa sono io, avete capito? Anche il laterale, dici. Adesso scendiamo perché i nostri uomini li abbiamo persi, vanno sempre in giro, non li racconta giusto. Qua è il bagno, la scusa del pane, la scusa del pane, non li racconta giusto, è vero? Chissà dove va, alle donne no, dai che non li tradisce. Ormai, no? No. Ma quando ormai? Io mi fido. Guarda qua Pasquale quando era giovane, o l'anno scorso, 2 anni fa. No, qui stava. Guardalo. Mi sembra che stava giù a Stromboli. Ah, è vero, a Stromboli, meno male che ti ricordi. A Stromboli, sì. Lui, sì, a Stromboli andava spesso. Di Pasqua, di Natale, hai capito? Ecco qua, che bellezza. Caminetto, oh, guarda che caminetto. Ci fa poco. Un po' adesso è troppo caldo per fare fuoco, bello, eh? Vedete che casa bella dove stiamo noi. Adesso scendiamo un po', bello, eh? Bene, bene, bene. Fa un caldo da morire, Rosa. Mamma mia, eh? Sono stata 2 secondi in altalena. Porca, fa caldo.
Sì, ma mi sa che loro sono andati a Fruminata sicuramente. Sicuramente. Perché qua lui per il cane non va. Ha detto io non prendo. Fa un giro e sono fatti loro, no? Anche se consuma benzina fino lì, che se ne frega. Lui non vuole, basta. Adesso altalena, guardate altalena come si fa, eh? Si fa, ecco. Io mi do un'altalena adesso. E mi rilasso. Guarda qua, così. Uno, due, tre. Respirati? Sì, perché adesso mi fanno comodo. Certo. A lui ci mi sono ricordata perché ha preso qualche cosa così a volo. Ma certo, ma sì. Anche, mica io ho preso tante cose. Tre malette, un pantalone, una cosa così, le scarpe, e basta. Allora, mezzogiorno precisa, tra un po' di nuovo mangiamo, si dorme, si va in giro, o di pomeriggio andiamo a Fabriano per fare un po' di spesa. Adesso io vi lascio perché... Basta per oggi. Oggi siamo, che giorno è? 5? 5 agosto 2013. Che mi trovo a montagna con Rosa, Amedeo e mio amore Pasquale. Pasqualino. Che qua quando sono venuto l'anno scorso diceva tutti Pasquale, tutti. Pasqua! Benvenuto! Anche lì, tutti. A Pasqua! Io quando andavo con lui, diciamo, in montagna, là, qua, tutti della finestra. Ciao Pasqua! Questo silenzio, no? Sì, bello. Eccoci qua, noi due in altalena. Con la Teresa. C'è sempre da fare. Adesso vi lascio. Aspetta che vi saluto. Bisogna prendere qualche pomodoro. Qualche pomodoro rosso rosso per quell'acqua corta domani. Tu lo sai, questa tu lo sai, lo fai te. Non ho mai mangiato così. Mi l'ha detto loro. Ciao, a dopo, baci a tutti. Venite a trovare all'Avelino. Io domani mangiamo l'acqua cotta. Domani mangiamo l'acqua cotta, io mai... L'acqua bollita, cotta. No, non è così, si mangia il baccalà fatto in modo marchigiano. Patate, sì. Patate. Con pane sotto, pane duro, ammorbidito con l'acqua del baccalà, patate. Poi metti anche sedano, quelle cose, cipolla, che fai? Un po' di cipolla, un po' di aglio, un po' di carotine, faccio un pezzo fritto col pomodoro. Bello, eh? Col pomodoro, poi dopo metto un po' di acqua, metto patate e baccalà, perché il baccalà si fa benissimo. Oh, assaggiate un pochino così, non è salato già? Però quando cuoce tira fuori il sale, eh? Vabbè. Ma sono rimasta, 3 giorni. Sì, ma sono rimasta cucinata da tante altre con baccalà. Vabbè. Però fino a domani a pranzo, voglio aspettare. Natale. La testa Antonella? No, prendo io il baccalà, mi parte il baccalà, sto prendendo messo a mollo. Perché tu metti a mollo? Sì, la sera abbiamo mangiato il baccalà salato. Non è uscito tanto buono, certo. Avete bevuto acqua un sacco. Ecco qua.